Ciao a tutti, sono Domenico Minadeo, un militante di Sinistra Classe Rivoluzione, sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Oggi parlerò brevemente di Pietro Tresso, un militante rivoluzionario, fondatore del Partito Comunista Italiano, forse poco conosciuto, forse poco noto, ma che ha difeso fino all'ultimo le idee del marxismo, le idee che guidarono la rivoluzione d'ottobre, ispirarono il partito bolscevico, le idee difese da Lenin, da Trotsky, per appunto la vittoria del partito bolscevico in Unione Sovietica. E ha pagato con la vita questa difesa intransigente di queste idee. Infatti, fra pochi giorni ricorre il 77° anno della sua uccisione per mano dei sicari stalinisti, e credo che questo suo esempio sia valido appunto per le nuove generazioni che si affacciano alla lotta politica per l'affermazione del socialismo nel mondo. Pietro Tresso nasce a Magrè di Schio nel 1893 da una famiglia operaia. I suoi genitori erano operai appunto del lanificio Rossi, e fin dalla giovane età si dedica alla militanza politica. Si occuperà per quasi tutta la vita soprattutto di questioni sindacali. A 16 anni fonda il circolo locale del Partito Socialista, e nel 1910 viene inviato, proprio perché appunto per le sue spiccate doti, insomma, politiche, viene inviato a Firenze come rappresentante appunto della sezione al congresso della gioventù socialista. In seguito partecipa a dei corsi per attività sindacale, e il Partito Socialista nel 1914 poi lo manda a Gravina di Puglia, dove lui dà un grosso contributo alle lotte dei braccianti agricoli. Nel 1915, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, viene chiamato alle armi, ma alla fine della Prima Guerra Mondiale lui ricomincia la sua attività nel Partito Socialista. Tresso si sente vicino alle posizioni dei massimalisti di Serrati, ma in seguito, dopo i fatti, insomma, dell'occupazione del 1920 delle fabbriche nel nord d'Italia, e sotto l'influenza, diciamo così, dell'ordine nuovo, si avvicina alle posizioni invece di Amadeo Bordiga, storico dirigente della sinistra del Partito Socialista, di cui però non condivide pienamente la linea astensionista. Lui questo lo dichiara pubblicamente in una lettera in cui invece lui difende il diritto dei lavoratori invece di votare i loro partiti politici di riferimento, che in quel momento appunto erano il Partito Socialista, e quindi le proprie organizzazioni politiche. Per cui si avvicina a questo dirigente, ma non del tutto, non ne condivide pienamente tutta la sua politica. E continua la sua militanza fino a quando, insomma, nel 1921 al congresso di Livorno, proprio per la sua vicinanza appunto con Bordiga, è nei fatti uno dei fondatori
del Partito Comunista d'Italia, e si distingue anche all'interno appunto della fondazione del partito come uno dei massimi dirigenti, insomma, del partito. Nei fatti, l'anno successivo, nel 1922, lui fa parte della delegazione italiana che prenderà parte al quarto congresso dell'Internazionale comunista e al secondo congresso invece dell'Internazionale sindacale rossa. Nel suo soggiorno a Mosca stringe una profonda amicizia con Antonio Gramsci, e nel futuro ne subirà anche, insomma, anche l'influenza, un'amicizia, insomma, appunto, come dicevo, molto molto profonda, e lui farà anche un bel elogio, diciamo, alla morte di Gramsci, proprio perché, insomma, lui ne subiva molto l'influenza. Considerava il Partito Comunista come il Partito Comunista di Gramsci. Questa influenza che lui subisce, appunto, di Gramsci, avrà un ruolo poi decisivo al terzo congresso del Partito Comunista d'Italia nel gennaio del 1926, congresso che si tenne a Lione, perché, come sapete, appunto, in Italia c'era il fascismo che aveva emanato delle leggi molto restrittive, per cui quasi tutti i militanti antifascisti, sia comunisti che socialisti, erano stati costretti alla clandestinità, e molti erano o in prigione o in emigrazione. Il terzo congresso, appunto, del Partito Comunista segna per Tresso, appunto, l'avvicinamento, quindi il distacco da Bordiga, e l'avvicinamento a Gramsci e alle idee, quindi alla linea, quindi, della maggioranza del Partito Comunista. Questo avvicinamento alle posizioni di Gramsci, in questo avvicinamento, diciamo, alle posizioni di Gramsci, lui non si rende pienamente, insomma, cosciente di una rottura che era avvenuta all'interno del Partito Comunista. Come sappiamo, il terzo congresso del Partito Comunista fu molto influenzato nei metodi dalla linea dell'Internazionale sotto la guida di Zinoviev, che in pratica, la cosiddetta bolscevizzazione, che in pratica cercava di omogeneizzare tutte le sezioni nazionali dell'Internazionale. Cercava di omogeneizzarle, diciamo, alla linea politica dell'Internazionale con metodi burocratici, non fondati sulla discussione, sulla convinzione, quindi, delle idee, e questo rappresentò per il partito una prima rottura. Diciamo così, rappresentò l'inizio di una burocratizzazione anche del Partito Comunista d'Italia, e questi metodi poi furono usati in seguito sempre per marginalizzare le minoranze. E fu in quel congresso che, nonostante le posizioni di Bordiga avessero una lieve maggioranza nel corpo militante del Partito Comunista, queste, appunto, furono rese, appunto, minoritarie, e infatti Bordiga venne, insomma, marginalizzato. In quel congresso Gramsci venne eletto segretario, e Tresso entra a far parte dell'ufficio politico. La sua militanza nel partito, per quanto riguarda Tresso, continua comunque ad occuparsi di questioni sindacali, e va avanti fino al 1929, quando vengono fuori i primi dissensi di Tresso, che poi, appunto, lo porteranno all'espulsione. Dissensi che si manifestarono perché i dirigenti, la maggioranza del Partito Comunista Italiano, sotto la guida di Togliatti, di Longo, di Grieco, accettarono la linea
politica che veniva sancita dal sesto congresso del Comintern, nota linea politica come quella del terzo periodo e del socialfascismo. La linea politica del terzo periodo rappresentava per l'internazionale una svolta repentina, una svolta estremista rispetto a quella che era stata una linea opportunista che l'internazionale aveva tenuto per la rivoluzione cinese quando aveva subordinato il Partito Comunista Cinese alla forza borghese del Kuomintang, determinando quindi la sconfitta della rivoluzione cinese che poteva cambiare lo scenario mondiale. Queste nefandezze della degenerazione stalinista furono pubblicamente rese pubbliche appunto e denunciate da Trotsky. Ma nonostante appunto queste denunce a livello internazionale di Trotsky, per quanto riguarda insomma appunto Pietro Tresso, lui non venne subito in contatto con il grande militante rivoluzionario russo, ma ci arrivò, diciamo così, fece un'analisi da solo della situazione italiana, aiutato in questo anche da altri due militanti del Comitato Centrale del Partito Comunista d'Italia, cioè da Alfonso Leonetti e da Paolo Ravazzoli. In pratica, Tresso dichiarò appunto la sua netta contrarietà alla linea di questa politica perché in Italia che cosa significava? Il terzo periodo diceva che appunto il capitalismo era entrato in questo famoso terzo periodo che doveva decretare quindi la decadenza, e che quindi le masse si sarebbero rivoltate per una rivoluzione. E in questo chiaramente i dirigenti del Partito Comunista dovevano essere quelli che dovevano dirigere la rivoluzione. Che in Italia che cosa comportava? Comportava che la maggior parte dei quadri, quei pochi quadri che ancora non erano stati arrestati e quindi non erano in prigione, dovevano rientrare in Italia. Tresso appunto denunciò questi limiti di questa politica, che avrebbe significato nel concreto in Italia molto probabilmente la disgregazione totale, quindi anche l'arresto, e il fatto che comunque in quel momento lì le masse non erano, il Partito Comunista, diciamo, non aveva quei legami con le masse, quindi molto probabilmente non sarebbe stato in grado di dirigere anche una possibile rivoluzione. Rivoluzione che nei fatti Tresso, Leonetti e Ravazzoli non negavano, una rivoluzione che sarebbe stata proletaria, ma che loro denunciavano non era sicuramente quello il momento in cui le masse si sarebbero diciamo sollevate. E nei fatti avevano ragione anche sul fatto che poi quando le masse si sollevarono appunto con la resistenza, in effetti ci fu una rivoluzione proletaria, anche questa per colpa delle politiche staliniste, purtroppo non vide appunto la vittoria. Questa sua opposizione all'interno del partito gli costò appunto l'espulsione. Fu prima retrocesso all'ufficio politico a membro del comitato centrale, gli fu ancora, diciamo così, offerta la possibilità di rimanere all'interno del Partito Comunista, ma lui si rifiutò in maniera intransigente, diceva che voleva difendere le idee, quelle genuine, appunto, fino in fondo, il che fu questo decretò quindi poi alla sua espulsione, insieme appunto ad altri dirigenti, appunto, come Alfonso Leonetti e Paolo Ravazzoli. L'accusa era quella che si era già paventata, diciamo così, nei processi in Unione Sovietica, cioè l'accusa di trotskismo e di disgregare il Partito Comunista. Per cui questi dirigenti vengono espulsi dal Partito Comunista. Ed è in quel periodo che Tresso,
Leonetti e Ravazzoli entrano in contatto con l'opposizione di Sinistra Internazionale, che era il raggruppamento politico che sotto la guida del grande rivoluzionario russo Trotsky, appunto, cercava di tirare un po' le file delle minoranze dei vari militanti, insomma, nei vari paesi. Trotsky fu impegnato per tutto il resto della sua vita a fare in modo, insomma, di essere una guida per queste giovani formazioni nazionali. Quindi il suo compito principale fu quello di elevare il loro livello politico e di trasmettere le tradizioni della rivoluzione bolscevica, quindi le tradizioni del partito bolscevico. Purtroppo, come abbiamo visto poi in seguito alle vicende, insomma, della Quarta Internazionale, tutta questa mole di lavoro, appunto, che Trotsky fece, insomma, non è andato del tutto a buon fine, perché, come sappiamo, insomma, la Quarta Internazionale poi si degenerò poco dopo, insomma, la morte di Trotsky, proprio perché, insomma, non tutti i dirigenti avevano capito il metodo che lui usava e le sue idee. Come dicevo, ci fu un avvicinamento tra, appunto, Tresso, Leonetti e Ravazzoli all'opposizione di Sinistra Internazionale, favorita dal fatto, insomma, che questi militanti erano emigrati in Francia, dove esisteva già da tempo una sezione nazionale dell'opposizione di Sinistra Internazionale, la Ligue francese, appunto, che era una minoranza all'interno del Partito Comunista Francese, che si richiamava quindi alle idee, appunto, di Trotsky. Questa vicinanza fu favorita, insomma, da Rosmer. E questa vicinanza e questo, diciamo, portò alla fine alla costituzione della nuova opposizione italiana, fondata appunto da Tresso, Leonetti e Ravazzoli, e si dotò di un bollettino, oppure, appunto, il bollettino dell'opposizione italiana, nel quale bollettino poi, soprattutto nel numero 10, venne esplicitata, appunto, la grossa divergenza che loro avevano con il Partito Comunista, ormai degenerato sulle posizioni staliniste, anche, appunto, in maniera più organica esposero il perché, insomma, il fallimento della politica del terzo periodo, e quindi le loro idee che avevano difeso in quel momento. Il grosso limite della nuova opposizione italiana è che fu in pratica che i tre non erano una opposizione completamente organica, e ci furono in seguito delle divergenze, anche perché, proprio per il fatto che si trovavano nell'emigrazione, per il fatto che vennero a contatto con la Ligue francese, all'interno della Ligue francese c'erano dei grossi scontri di frazione, soprattutto tra la frazione di Molinier e di Naville, e questo purtroppo ebbe un'influenza anche sui militanti italiani. Nei fatti, Tresso, già dal 1931, si dichiarò a favore dell'ingresso suo nella Ligue francese, mentre Leonetti e Ravazzoli invece erano per una linea che diceva che ci doveva essere un'organizzazione nazionale italiana che faceva attività in Francia. Questi dissidi che ci furono anche all'interno dei tre fecero sì che, in modo che la nuova opposizione italiana cessò di esistere nei fatti nel 1933. Infatti, anche il bollettino, la nuova opposizione, ebbero vita molto breve per questi dissidi che si ebbero poi all'interno dei tre. Dissidi che però portarono Tresso ad una linea di avvicinamento sempre di più alle posizioni
i Trotsky, quindi anche a partecipare alla fondazione della Quarta Internazionale. Invece, per quanto riguarda sia Leonetti che Ravazzoli, Ravazzoli già nel 1934 rientrò nel Partito Socialista, mentre Leonetti, non accettando più la linea che portava avanti Trotsky, già nel 1934 si dissociò e poi pian pianino si riavvicinò alle posizioni staliniste, fino a quando nel 1962 fu riammesso nel Partito Comunista d'Italia. Le divergenze, appunto, che si ebbero nel 1933 furono dovute soprattutto legate, diciamo, più alle questioni internazionali, perché nel 1933 ci fu la definitiva vittoria di Hitler, quindi la sconfitta delle forze di sinistra e quindi delle forze comuniste sotto la direzione dell'internazionale stalinista, e fu da quell'episodio che Trotsky cominciò a elaborare l'idea che la terza internazionale, quindi le sezioni nazionali dei partiti comunisti, non erano più riformabili, che era la linea che avevano seguito i militanti, insomma, fino a quel momento, ma c'era bisogno di una nuova internazionale, la costruzione di una nuova internazionale. Questa linea non passò subito in maniera indolore nelle varie sezioni, ci furono delle grosse discussioni anche all'interno della Liga, e ci furono, appunto, le discussioni anche all'interno della nuova opposizione italiana. E di questi solo Tresso alla fine rimase convinto che c'era la necessità di una nuova internazionale. Negli anni che vanno tra il 1934 e la fondazione della Quarta Internazionale ci furono grossi scontri, insomma, all'interno della Ligue francese, ma non credo che sia, appunto, l'argomento di questo di oggi. E solo questo per dire, appunto, che comunque Tresso fece sempre parte di questa fazione, e nel 1938 fu tra i fondatori della Quarta Internazionale, e al congresso di fondazione della Quarta Internazionale Tresso venne eletto nel comitato esecutivo. La sua militanza continuò a Parigi fino a quando nel 1940, in seguito all'invasione delle truppe naziste in Francia, lui, appunto, poi dopo si dovette spostare, insomma, nel sud della Francia, cioè a Marsiglia. E lì, in quel momento, come sapete, insomma, nell'agosto del 1940 fu assassinato per mano di un sicario stalinista, insomma, il dirigente principale della Quarta Internazionale, cioè Trotsky. E questo chiaramente, la Quarta Internazionale subì degli scossoni. Tresso, appunto, come dicevo, si trasferì a Marsiglia e continuò la sua militanza nella clandestinità fino al giugno del 1942, quando, dopo una retata, insomma, dei collaborazionisti e dei nazisti, fu arrestato. Fu torturato dai nazisti, riuscì a resistere a queste torture e non parlò, e quindi alla fine fu condannato a 10 anni di lavori forzati, e fu trasferito nel carcere di, scusate la pronuncia, di Puy-en-Velay, sempre nel sud, appunto, della Francia. In quel carcere, come lui ebbe a dire in diverse lettere che spedì alla sua compagna Deborah, c'erano anche militanti stalinisti, e lui racconta l'astio che c'era tra loro, appunto, che difendevano le idee
di Trotsky invece gli stalinisti, che c'erano delle vere e proprie, insomma, quasi discussioni molto, molto, molto accese, e si ignoravano. Mentre era detenuto, insomma, appunto nel carcere di Puy en Velay, alcuni militanti stalinisti organizzarono delle evasioni che erano dirette a fare in modo che fossero scarcerati soprattutto i militanti stalinisti. Difatti, insomma, ci fu anche una discussione se era giusto tirare fuori anche invece i militanti che si richiamavano alle idee di Trotsky. Fatto sta che da questo carcere, dopo due tentativi, vengono fatti evadere tutti i militanti che vi erano presenti, quindi fra cui anche, insomma, i militanti trotskisti. Vengono fatti evadere all'inizio del settembre del 1943. Ed è da quel momento in poi che si perdono le tracce di Pietro Tresso. La compagna di una vita di Tresso, conosciuta a Berlino nel 23, ha dedicato tutto il resto della sua vita, fino al 1978, quando è deceduto, a far emergere la verità di questa scomparsa, ma non vi è riuscita. Il fatto di oggi, di sapere qual è stata la sorte che è toccata a Tresso, questo lo dobbiamo a due storici e militanti politici come Raymond Vacheron e Pierre Dubreuil, che hanno condotto delle indagini che poi alla fine sono state rese possibili dal crollo dei regimi stalinisti dell'est. Difatti si è potuto arrivare alla verità solo dopo il 1992, quando appunto questo crollo, diciamo così, ha liberato quelli che erano stati i protagonisti di quelle vicende, che hanno potuto raccontare come l'omicidio di Tresso era un crimine dello stalinismo. Era un crimine dettato appunto da Stalin, e che Tresso aveva fatto la fine, quindi era stato assassinato come tanti altri militanti trotskisti. Vabbè, chiaramente il principale fu Trotsky nel 40, ma bisogna ricordare anche l'uccisione del figlio di Trotsky, Leo Seydoux, nel 36 a Parigi, e tanti altri. I processi che si scenarono nel 36 e 38, che decapitarono completamente il partito bolscevico, e quindi cercarono, Stalin ha cercato per sempre di recidere i legami e le idee che avevano ispirato la rivoluzione bolscevica, per mantenersi in maniera burocratica al potere. E questa è stata, diciamo, una delle tante tragedie che ha comportato lo stalinismo per la classe operaia internazionale. Quindi Tresso va messo, diciamo, tra queste tipi di vittime. È stata una vittima dello stalinismo, che in maniera, appunto, come dicevo, in maniera intransigente, fino alla fine dei suoi giorni, ha difeso le idee genuine del marxismo, le idee del bolscevismo. Ora, prima di chiudere questo intervento con le belle parole che Nabil ha speso per questo grande militante, appunto Pietro Tresso, io vi invito a seguire le nostre attività attraverso i nostri social, a seguire e a comprare i libri attraverso la nostra libreria online, a contattarci e ad aiutarci a costruire la tendenza marxista internazionale per la rivoluzione socialista. Navi, la sua azione e la sua persona
simbolizzano contemporaneamente la lotta senza cedimenti per un ideale politico socialista, senza compromessi, una fedeltà totale ai suoi obiettivi e la resistenza agli effetti abominevoli delle pratiche staliniste nel movimento operaio. Tresso fa parte di questa falange di vittime che tutti gli stati alla fine si accanirono a distruggere. L'URSS, come l'Italia di Mussolini, la Germania di Hitler e la Francia di Vichy, perché rappresentava l'avvenire vivo del socialismo. La sua personalità emerge dai ranghi di questa falange, con caratteristiche particolari di coraggio, intransigenza e allo stesso tempo di profonda umanità. È un esempio di cui la gioventù ha sempre bisogno. Ciao a tutti. Thank you.